Benvenuti a una nuova puntata del nostro TG Sport e Business. La apriamo con gli ultimi aggiornamenti che riguardano Novak Djokovic. Lo sapete, il serbo numero uno al mondo non ha potuto partecipare all'Australian Open, anzi ha dovuto abbandonare il paese in quanto non vaccinato. In questo momento si trova a Dubai, dove potrebbe invece prendere parte al torneo in programma a fine febbraio. Questo perché il serbo è dotato di esenzione in quanto guarito dal Covid negli ultimi 6 mesi. Un torneo importante comunque che gli consentirebbe di racimolare punti decisivi per mantenere la leadership mondiale. Invece che cosa accadrà per quanto riguarda la primavera sul cemento americano? Beh, Djokovic non potrà partecipare ai tornei di Indian Wells e di Miami perché appunto non vaccinato, mentre qualche spiraglio si apre per quanto riguarda il Roland Garros, visto che in Francia stanno discutendo proprio sul cambio della regolamentazione e quindi la famosa esenzione potrebbe aprire le porte dello slam parigino al serbo. Da quel momento in avanti però, ecco, scadranno i famosi 6 mesi dell'esenzione. Djokovic dovrà a quel punto decidere se vaccinarsi per continuare a giocare nel circuito. Passiamo alla seconda notizia, riguarda il progetto del nuovo stadio di San Siro che potrebbe essere in discussione. Ce lo chiediamo all'indomani delle dichiarazioni di Luigi Corbani, ex vice sindaco di Milano e attualmente a capo del comitato Sì Meazza. Che cosa ha detto Corbani? Del nuovo stadio si parla da anni, ma non c'è nulla di concreto se non la volontà delle società proprietarie di fare business. Queste le sue parole. Secondo Corbani, in realtà fino al 2026 San Siro non potrà essere toccato, questo per due motivi. Innanzitutto il CONI ha previsto che la cerimonia di apertura dei giochi di Milano Cortina 2026 si tenga proprio nel vecchio impianto e poi in quell'anno San Siro compirà 70 anni, il che lo renderebbe bene culturale e quindi qualsiasi ipotesi di abbattimento cadrebbe. Vedremo insomma come si evolverà la vicenda, però è giusto ricordare che in realtà il progetto legato al nuovo stadio di San Siro è stato approvato e si tratta della cattedrale di Populus. Ultima notizia che lega calcio e golf, perché c'è una testimonial d'eccezione per la Ryder Cup di Roma del 2023, si tratta di Roberto Mancini, il CT della nazionale campione d'Europa, che è anche un grande appassionato di golf, e come potete vedere nella foto ha fatto visita al presidente della Federgolf Franco Chimenti a 616 giorni dall'inizio della grande competizione, la sfida biennale tra Europa e Stati Uniti, che per la prima volta in assoluto nella storia si disputerà sul suolo italiano al Marco Simone Golf Club. Ma che cosa ha dichiarato il CT della nazionale? Manca solo un anno e mezzo all'inizio della Ryder Cup, un appuntamento meraviglioso per tutto il paese, per questo vanno fatti complimenti al presidente Chimenti e alla Federgolf che sono riusciti a portare questo evento in Italia, una cosa non da poco. Questa era l'ultima notizia del nostro TG Sport e Business, naturalmente l'appuntamento è per la prossima settimana con tutti i nuovi aggiornamenti.